Dottoressa, allora la Carifermo tra passato, presente e futuro, quindi insomma una campagna di comunicazione ma anche una consapevolezza dell'impegno sul territorio che ha come elemento fondamentale la persona, quindi è questo il futuro della Carifermo? Il futuro sta nella nostra capacità di far incontrare le persone. E le risorse sono persone che hanno bisogno di credere nel proprio ruolo, riportare fiducia nel ruolo del bancario, parola purtroppo oggi utilizzata sempre con significati negativi. È una splendida professione nel momento in cui sviluppa la capacità sostanzialmente attraverso la propria intelligenza, la competenza e l'esperienza di orientare i clienti nelle scelte. Ecco, scelte che comunque vengono influite dal rapporto di fiducia, no? In questi anni la Carifermo ha consolidato la fiducia e la presenza sul territorio. Quale strategia è stata scelta per andare avanti? Per andare avanti abbiamo abbracciato un modello di servizio che ci consenta di non lasciare il territorio. Troppo spesso noi vediamo effettivamente delle realtà che per motivi economici improvvisamente chiudono filiali, come se quello fosse l'unico canale di efficientamento. Siamo consapevoli che i presidi devono essere evidentemente produttivi e noi vogliamo abbracciare una sfida. Grazie a un modello di servizio che è organizzato per filiali capofila, che sono molto ben strutturate, con specializzazioni verso il servizio ai privati, verso le aziende, vogliamo essere in grado di rendere anche i nostri presidi più piccoli capaci di dare delle risposte ad alto valore aggiunto alla clientela. Se riusciremo in questo, riusciremo a mantenere i presidi dove sono. Ecco, l'ultima domanda, sono tante oggi le realtà che parlano di social e web, però forse senza delle radici solide, quindi senza un passato di storia ma anche di vicinanza al territorio, non si può poi predisporre quello che è il lavoro nei social e negli strumenti del futuro. Lei ha colto perfettamente bene il cuore del nostro messaggio. Il web è uno strumento utilissimo per comunicare, per accorciare le distanze, diciamolo anche per promuovere la nostra immagine con costi molto bassi, ma è uno strumento, non è un fine. Il nostro incontro deve essere tra persone, tra intelligenze, tra cuori, e quindi evidentemente appunto utilizziamo volentieri tutti gli strumenti, li utilizzeremo sempre di più, ma al centro ci sarà sempre l'incontro con la persona.